Buongiorno, benvenuti alla diretta della rassegna stampa. La zuppa di Porro di oggi in realtà dovrebbe aprire come aprono tutti quanti i giornali, cioè sulla questione di Grillo. Io invece voglio aprire da un'altra prospettiva, ed è la prospettiva, se volete, quella del mio libro, della disuguaglianza fa bene, cioè che sono tutti dei fenomeni a raccontare che le tasse servono, che sono belle, che il pubblico è utile e che questo serve per mitigare le disuguaglianze. Ci sono due questioni di cronaca di questi giorni che ci raccontano esattamente il contrario, come le disuguaglianze sono ampliate dall'eccesso della presenza dello Stato. Ve ne parlo con grande tranquillità, guardando i giornali di oggi. Due disservizi fondamentali. Il primo, si è visto quello che è successo a Nola, cioè in un ospedale, sabato, per un picco di persone influenzate sono arrivate un numero di persone superiore a quello che si poteva attendere, 108 i posti letto, e quindi sono state sdraiate nel pronto soccorso per terra. E come si legge oggi in un'intervista al direttore sanitario, di cui De Luca ovviamente, che fa lo sceriffo e fa il figone sempre, De Luca dice: licenziate il direttore sanitario. Leggiamo poi l'intervista del direttore sanitario, mi sembra che sia sul Corriere della Sera, al quale dice: scusatemi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mandarle via queste persone? Certo, qualcuno potrebbe dire poteva essere organizzato meglio l'ospedale, ma qualcun altro, e lo fa Il Mattino oggi, un altro giornale, poteva dire anche un'altra cosa: scusatemi, ma perché al pronto soccorso si presentano tutti quelli che hanno le influenze e non vengono utilizzati i medici di base? Io non sono un grande conoscitore di queste cose, però forse ho provato a chiamare un medico di base il sabato e la domenica, cioè nel giorno in cui le persone si sono provate al pronto soccorso. Avete provato voi a fare un medico di base, a chiamarlo il sabato e domenica? Siete riusciti a portarvelo a casa e a farvi fare una visita a casa? Se siete riusciti, siete fortunati. Io non ci sono mai riuscito. Sapete come fanno i ricchi? Pagano, quindi non sono per terra negli ospedali, ma pagano. Allora, secondo voi la sanità pubblica per chi è? Per i poveri, ovviamente, per quelli che devono essere sdraiati per terra. Cioè, la sostanza è che se noi continuiamo a fare questa demagogia mostruosa per cui bisogna licenziare il direttore dell'ospedale, che però deve ricevere tutti, e il medico di famiglia non ti riceve il sabato e la domenica, perché è tutto così il nostro sistema, ovviamente a godere di più sono quelli che hanno il reddito e possono. Fantastica Enrica, la tua dottoressa risponde sempre: un tesoro, ma ce ne sono centinaia di tesori, sono sicuro che ce ne sono, ma possiamo basare il sistema solo tanto sui tesori? Elena dice: i medici di base spariscono il venerdì, ovviamente ci sarà qualcuno di turno, però licenziare il personale e un medico, lasciamo perdere quello che dicono adesso nei commenti, è la soluzione. L'altra cosa che mi viene da ridere: perfetto, siamo stati lenti a Nola, in questo circondario che vale 300.000 persone con 108 posti letto, e li hanno soccorsi, tra l'altro le due persone soccorse per terra sono uscite dopo 2 ore, sono entrate alle 21, sono uscite alle 23 perché è stato risolto il problema. Ma mi chiedo, il ministro della sanità, la Lorenzin, invece è velocissima, è il modo italiano, subito mandato in AS. Ma che cavolo vanno a fare in AS dopo 2 giorni? Voi pensate che a Roma, dopo che hanno trovato, dopo l'abbiamo raccontato a Matrix, è morta una persona in pronto soccorso senza nessuna assistenza, sono arrivati in AS, abbiamo fatto i titoli dei giornali, si è cambiato qualcosa? Non è che con i NAS si risolve qualcosa, questo è il paese per cui si deve sempre mandare i NAS a risolvere i problemi. Sapete cosa succede? Si incasina la vita soltanto. Bene, il mio medico di base non si scheda manco di lunedì senza i soldi, ma non lo so. Difatti, sì, tutti quanti dicono di chiamare la guardia medica, anche per me, il sabato e la domenica c'è la guardia medica, provate a farlo. L'ho fatto un sabato, di chiamare la guardia medica. Va bene, sono un medico di guardia che forse spariremo come categoria. I poveracci ringraziano. Bene, andiamo avanti con la guardia medica, e ve la consiglio la guardia medica. Comunque sia, il secondo elemento che c'è oggi sui giornali è altrettanto pazzesco. Guardate, io mi sono letto i giornali stamattina, ho fatto il tempo di guardarmi anche tutte le prime pagine degli altri giornali, diciamo quelli che meno si vedono, dalla Gazzetta di Mantova, quella di Parma, di Reggio, il Centro, il Corriere delle Alpi, il Corriere di Bologna. Sapete cosa c'è nelle prime pagine di tutti i giornali oggi? I bambini non sono andati a scuola perché fa troppo freddo e sostanzialmente nelle scuole non c'è riscaldamento. Mi fa impazzire. E anche qui chi è che ha vantaggio? Quelli che possono andare in scuole, dei ricchi che possono avere il riscaldamento e se le pagano.
Vi sembra normale? Vi sembra normale che d'inverno in genere fa freddo e quando fa freddo c'è il gelo e quando c'è il gelo nelle scuole dovrebbe esserci il riscaldamento? Ma sapete qual è il problema della nostra ministra dell'istruzione Fedeli, quella che ci tiene tanto al suo passato della CGIL? È fare un accordo con la CGIL, accordo con la CGIL che riguarda i professori. Ce ne sono di bravissimi, non mi rompete le balle professori bravi, non mi scrivete che lo so che ce ne sono di bravissimi di professori, ma se io penso che il ministro di istruzione pensi che il fondamento della scuola derivi soltanto dal rispondere alle esigenze sindacali dei professori e non da degli studenti, di cui oggi dice giustamente Gian Antonio Stella, non hanno il sindacato gli studenti, ovviamente, non hanno diritti gli studenti, allora cosa succede? Che le scuole sono fredde, perché il problema qual è? Il problema è semplicemente risolvere il problema dei professori, che sono anche in quelle scuole fredde e soffrono anche loro il freddo, non c'è dubbio, ma il punto fondamentale è che la scuola è fatta per gli studenti, non per i professori. I professori sono lì perché ci sono gli studenti che rappresentano il nostro futuro. È difficile? No, non è difficile capire. Il riscaldamento c'è, solo che dovevano accenderlo prima, dice Sergio. Io non so quello che sia successo, so che Il Messaggero e tanti altri giornali dicono che una scuola su tre a Roma aveva i riscaldamenti spenti. Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della base sanità e scuola. In un giorno normale di questa Italia, la sanità ci fa vedere quelle immagini e la scuola ci fa vedere i bambini con il piumino. Ma noi non è che non paghiamo poco, cioè noi paghiamo il 40% del nostro reddito, qualche volta il 50% in tasse. Questa è la cosa che mi fa incazzare. Noi paghiamo le tasse e siamo vessati dalle tasse e quindi pretendiamo e dobbiamo pretendere che i servizi pubblici di base, io non voglio la ridistribuzione del reddito, io voglio che i servizi di base funzionino, sanità e scuola. Non funzionano, è talmente chiaro, ma noi mandiamo in asse, grazie al ministro Lorenzin, questa è una buona idea. Nel frattempo, mentre questo succede in Italia, Grillo fa una delle sue giravolte come favolose dell'ultimo periodo e prova a entrare nei liberali europei, il partito più europeista che ci sia, lì e cerca di entrarci Grillo. Devo dire la verità che a forza di mandare a fanculo, come dice lui, le persone, noi giornalisti, l'Europa e chiunque, qualcuno che lo mandi a fanculo ci sta pure, è normale, no? Cioè se tu parli male di tutti, non è che puoi sperare, oh scusami, mi avete trattato male. Allora, ovviamente i liberali europei, una parte dei liberali europei ha detto, scusate, ma noi che c'entriamo con questo qua che dice, anche legittimamente secondo alcuni, che l'Europa fa schifo? Io sono uno di quelli che pensa che i tecnocrati europei facciano schifo perché non si rendono conto della realtà del paese, ma non mi metto a fare un gruppo con i tecnocrati europei, sono da pazzi una cosa di questo tipo. Beh, lui dice, Grillo, il sistema dell'establishment ci ha fatto fuori perché i liberali non l'hanno accettato nel suo gruppo, sarebbe diventato il terzo gruppo liberale, oggi il terzo gruppo del Parlamento europeo, oggi ci sono le indiscrezioni che ieri non erano chiare di un accordo per il quale, peraltro legittimo in politica si fanno, il presidente del gruppo dei liberali, il belga, sarebbe stato candidato alla presidenza del Parlamento europeo se ci fossero stati voti grillini e in più il vicepresidente sarebbe stato un grillino, cose legittime se uno fa politica. Ma quando Grillo dice che è stato l'establishment a bocciarlo, io sto con Farage, quello che stava nel suo vecchio gruppo di euroscettici, dice scusami Grillo, sei tu che volevi entrare nell'establishment, non è l'establishment che ti ha fatto fuori, non diciamo strozzate come dice Giuseppe Pini, gomblotto, gomblotto, ma quale gomblotto? Qua hai scritto una stupida, hai detto, hai fatto un errore, cosa che tutti quanti noi facciamo. La cosa però che poi ti fa arrabbiare è che i giornalisti italiani poi su Grillo esagerano sempre, esagerano in maniera anche alcune volte scomposta secondo me. Intanto io non sono d'accordo con quello che scrive una giornalista che viene considerata molto seria, Adriana Cerretelli, che dice ha vinto l'Europa migliore e perso l'Europa dell'opportunismo più spregiudicato, l'opportunismo spregiudicato, la sagra dell'incredibile dove vincono Brexit e Trump. Ragazzi, più di parlare di sagra dell'incredibile, quando vincono Brexit e Trump e vince Grillo, cerchiamo, cari giornalisti, di pensare che quella non è la sagra dell'incredibile, ma è la sagra del credibile. Incredibili siamo noi giornalisti che non ci rendiamo conto che cosa avviene nel mondo. Poi, che Grillo faccia delle stupidaggini è fuori di dubbio. Oggi mi sembra lo certifichi anche Travaglio, che dice che è una figuraccia, anche se anche lui se la mette sull'establishment. Altre cose che
Altra cosa che sulle quali vorrei parlare, che mi hanno colpito, è l'apertura del giornale. Sicuramente Alessandro Sallusti fa bene ad aprire il giornale sul fatto che lo Stato non paga mentre utilizza tutti i nostri soldi per evidentemente coprire i suoi interessi di bassa bottega, non paga le protesi per il poliziotto che ha avuto la mano amputata ed è senza un occhio, ed era ieri in sala di rianimazione per aver cercato di disinnescare una bomba degli antifascisti davanti a Casa Pound. Terroristi antifascisti che, grazie all'idea che Casa Pound, la libreria di Casa Pound, fossero fascisti e violenti, gli voleva buttare una bomba. Questa bomba ha ferito, non a morte ma in maniera fondamentale, un poliziotto. Questo poliziotto non avrà pagate dallo Stato le protesi per la mano che ha perso. Io lo trovo una cosa che mi fa venire il sangue al cervello, e fa bene oggi il giornale ad aprire il giornale su questa notizia. Poi ci sono le solite minchiate di giornata su Trump. Ieri è stato il turno di Meryl Streep, ma non voglio neanche parlarne. Insomma, le solite cose, sapete cosa la pensa l'establishment di Trump. E poi la proposta di Patuelli, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, cioè quella di rendere pubblica la lista dei creditori del Monte dei Paschi di Siena, cioè una bella mossa, diciamo, anti-establishment fatta dal presidente dell'ABI. Libero e La Verità cavalcano questa cosa, e anche il Fatto in realtà fanno vedere due foto, tutti i giornali, Carlo De Benedetti ed Emma Marcegaglia. Gruppo Marcegaglia è il gruppo appartenente al giro di De Benedetti, perché Sorgen non è direttamente di Carlo De Benedetti ma delle società controllate, tutto un pasticcio di scatole cinesi, avrebbero avuto finanziamenti mostruosi che non hanno ripagato De Benedetti e Marcegaglia. Questa è la tesi di Fatto, Libero e Verità, cioè chi sono i grandi debitori insolventi. Il governo, secondo alcuni giornali, aprirebbe a questa ipotesi di disvelare chi sono i debitori. Però, dice giustamente Giorgio Meletti sul Fatto, i grandi buchi sono in realtà figlio di un gioco di squadra fatto tra i creditori e i debitori, perché io posso chiedere i soldi alla banca, ma se non me li danno vuol dire che non me li danno, quindi probabilmente le banche gli hanno dati i soldi a questi qua. Che è successo? Perché c'era un rapporto tra di loro? Stupendo. Oggi io alcune volte non lo capisco, Fubini, un giornalista economico molto quotato del Corriere della Sera, che scrive la seguente frase: Gentiloni ha preso decisioni per le quali a Renzi era mancato il coraggio necessario, tipo la nazionalizzazione del Monte dei Paschi di Siena. A me va bene tutto, ma considerare Gentiloni più coraggioso di Renzi mi sembra un po' un eccesso, come possiamo dire, di ricerca di consenso nei confronti del nuovo vincitore. Stupendo oggi, e condivido, ed è l'ultimo articolo che cito, quello del Foglio, e il camion che fa una strage. No ragazzi, non è un camion che fa una strage, sono i terroristi palestinesi che sono all'interno del camion, sono gli terroristi islamisti che sono all'interno del camion, sono i fondamentalisti musulmani che sono all'interno del camion, non è il camion che fa le stragi. E su questo oggi il Foglio ci rimbrotta i titoli fatti ieri, mi sembra, dal Corriere e da Repubblica, in cui sembra che sia il camion che ha ucciso i soldati israeliani e non chi lo guidava. Questa specie di pruderie nel non ricordare che i terroristi sono fatti di carne ed ossa, e anche purtroppo spesso di una religione malintesa o bacata quando si intende in termini fondamentalistici come quelli degli islamisti. Vi saluto e vi dico un'altra cosa, che se stasera non ci siete a Matrix siete dei traditori, scherzo, ma dovete esserci alle 23:30, come al solito. So che mi chiedete di andare in prima serata, non dipende da me, ma va bene anche così, alle 23:30 siete tantissimi. E adesso sto vedendo un po' dei vostri commenti, vediamo quanto abbiamo fatto, 13 minuti diretta, troppo, ciao, a stasera.